the beautiful girl that you want to be. You can see me every day dancing on TV. I am everybody's dream and everybody's cream. I'm so happy to be like the girls on TV. Assolutamente il sesso orale te lo devi fare col preservativo, cioè proprio ci fosse un regolamento da controfirmare, ci sarebbe scritta questa regola, tipo regola numero uno. Ma chi è sto prete? Ma quale prete? È Roberto, uno dei miei clienti storici, quello che viene sempre vestito tipo film porno di una volta, controllore, idraulico, sceicco. L'altra volta per poco non mi brucia il tappeto perché si era messo in testa di fare il pompiere. Ah sì? Pensa che la volta scorsa si è presentato così, con questo coso in faccia, perché voleva sequestrarmi e buttarmi giù la porta. Io sono stato mezz'ora così ad aspettare il riscatto. Lui era tutto eccitato. Ogni tanto per farlo contento facevo... E ti pareva che non la buttavi sul drammatico? Voi uomini non potete capire il dramma di noi donne. Comunque vada, te li devi convincere. E come fai? Allora, un modo funzionalissimo, che a me veramente mi è servito, guarda, quando me l'hanno consigliato, mi è servito una cifra, lo faccio sempre, è dirgli, guarda, proviamo così, se poi non sei contento, te ne faccio un altro senza. Quindi, cioè, allo stesso prezzo. Quindi, cioè, loro convinti che te gliene farai due, perché sono convinti che il primo sentiranno di meno come pensano loro, assicuro che con l'idea che gliene farai due, al volo te lo faranno fare, col preservativo, al volo. Ancora arriva il porcone? Intanto smettila di chiamarlo porcone, è un professore esimio. Ah, che ora arriva il porcone esimio? E continua a chiamarlo porcone. Tra non molto mi ha mandato un messaggio. Un messaggio? Una telefonata costava troppo, vero? Io questo già me lo sento. Certo, la potevi pure dare una sistemata, eh? Ma chi ha avuto tempo? No, io non dico solo a questo, proprio a tutta la casa. Che cosa che non va? Ti manca solo l'oreto impagliato. L'oreto che? È una poesia crepuscolare dove il poeta si immagina di stare nel passato e incontrare una vecchia amica della mia. Dio, altre che facciamo il compito in classe. Su, dai. Che cosa fai? Te ti volti le spalle. Loro ti guardano la schiena e le chiappe come al solito. Agiti. Come sto? Se vuoi sembrare un universitario fuori corso di 6-7 anni e che la sera dai il pesce al mercato, sei perfetto. Ma buono, già capito. Agiti il culetto per un po', mentre chiaramente dalle spalle, quindi da davanti, loro non vedono che te ti stai mettendo in bocca il preservativo. Come fai? Allora, tiri fuori la lingua, in questo modo, prendi il cappuccetto del preservativo, lo metti in punta di lingua e poi succhi, in questo modo. Ma mi spiega a che ti serve sta roba? Non puoi capire, non c'è niente che arreda di più di una colonna. Ma poi il porcone viene per noi o per la cazza? Ancora? Ti ho detto che non lo devi chiamare porcone, c'ha pure un certo buon gusto. E guarda che se ha buon gusto la colonna gli piacerà. Ecco, a proposito di buon gusto. Ancora quello. Oh, veloce, proprio perché ti aiuta a srotolare il preservativo, capito? Se no ci metti un'ora, quanto è lunga la tua lingua, poi si attorciglia, insomma è una rottura di scatole. Però, se te succhi, veloce, in questo modo? Mi rispondi? No, non mi va. Perché? È perché a me... Niente, uno che cerca la maestra. Ma se ti paga? Non sai che se non voglio... Non c'è cifra. Non c'è cifra, appunto. Facci tu. E parla di Loreto impigliato. Impagliato. Non mo fa figura merda col professore. Ripeti. Impagliato. Bravo. Assolutamente si srotola in bocca e è già in bocca, capito? Se ti giri, parli un po' tutto così, ok? E loro pensano che sei straniera. È figo, pensano che sei straniera, non capiscono cosa dici e fa ancora più figo. E tu gli parli un po' tutto così. Li distrai un attimo e semplicemente poi dopo li fai, insomma. Vado io. È un casino. Ora, a me non mi è mai successo, però io ho sentito di che basta che ti togli dei colpi forti e dovrebbe uscire.